Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione che si apre puntando l'attenzione sull'emergenza sicurezza che è stata segnalata da due sindaci che questa mattina sono stati ricevuti dal prefetto al tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Francesco Russo sta continuando il giro di incontri con i primi cittadini che chiedono una maggiore attenzione alle forze dell'ordine. Oggi in piazza Amendola, negli uffici della prefettura, il sindaco di Sarno e quello di Battipaglia. Doppio incontro oggi in agenda del prefetto di Salerno Francesco Russo, che continua attraverso sedute straordinarie del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a dare voce ed attenzione alle richieste dei sindaci dell'intera provincia che chiedono momenti di attenzione su problematiche che interessano i loro territori. Dopo il sindaco di Eboli, oggi in prefettura sono stati ascoltati il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora e Cecilia Francese, primo cittadino di Battipaglia. Entrambi hanno chiesto una maggiore presenza delle forze dell'ordine, mettendo a disposizione anche gli uomini della propria polizia municipale. Il sindaco di Sarno, Canfora, ha espresso la sua preoccupazione al tavolo, dove erano seduti i vertici delle forze dell'ordine, soprattutto in merito alla sparatoria in cui è stato gambizzato una persona, mentre Cecilia Francese ha chiesto più presenza delle forze dell'ordine anche contro fenomeni di spaccio e bullismo. Devo dire che ormai questi incontri sono periodici. C'è la massima attenzione sia da parte del signor prefetto che del signor questore su quelle che possono essere problematiche di tutto il territorio. Battipaglia è una città importante perché dopo Salerno e Cava, insomma, è una delle città più popolate, ma soprattutto è una città molto dinamica, per cui. Tra l'altro in quella piana del Sele dove anche il sindaco di Eboli ha chiesto di recente attenzione proprio qua al comitato. Sì, infatti, c'erano state inviate 10 unità in più del commissariato durante l'estate, abbiamo fatto quei blitz sulla fascia costiera. C'è l'impegno, certo, c'è la carenza di personale ovunque, quindi c'è l'impegno di mandare dei rinforzi, ma soprattutto quello che è venuto fuori, quello che stiamo facendo da tempo, è questo lavoro di collaborazione tra Polizia Municipale, Polizia di Stato e Carabinieri. E, per esempio, già nei weekend stiamo pattugliando dopo quegli episodi che ci sono stati di bullismo, a turno ci siamo divise le zone, quindi i cittadini sentono la presenza delle forze dell'ordine che è importante, quindi facciamo turni fino a mezzanotte nei weekend. E dopo questi episodi di bullismo che si sono verificati, direi che la situazione, almeno da quel punto di vista, è sotto controllo. Quello che stiamo controllando, ieri sera voglio anche fare le lodi al comandante Giuliano e al nostro corpo di polizia ieri, e con la polizia di Stato. Ieri sera è stato fatto un bel intervento per quanto riguarda lo spaccio di droga, con tre nuove telecamere che ci siamo aggiudicati in un bando proprio messo a disposizione dal Ministero. Cerchiamo di controllare proprio quelle aree più critiche dove c'è spaccio. Il problema attualmente è quello, e con la crisi economica che c'è, più andiamo avanti, ovviamente, più ci aspettiamo fenomeni di delinquenza. Soddisfazione per l'esito di questo incontro che ha messo nero su bianco nuovi controlli sul territorio della Pera del Sele, in modo particolare a Battipaglia, anche contro lo spaccio. È chiaro che l'attenzione deve esserci quale delegato della provincia per tutti i 158 comuni della provincia di Salerno. Oggi mi trovo anche qui con il mio sindaco, perché sono consigliere comunale di Battipaglia, e quello che maggiormente ho chiesto anch'io in data odierna è che ci sia una presenza, una vicinanza costante nei confronti della parte sana della città, perché il cittadino deve sentirsi sicuro per poter collaborare e creare una sinergia con le forze dell'ordine, in modo tale, secondo me, che questa collaborazione possa rendere più sicuro il cittadino stesso e la città. E tra i prossimi sindaci che saranno ricevuti in prefettura è stata già anticipata la presenza di Carmela Zottolo, la prima cittadina di San Marzano sul Sarno, che oggi si è trovata a registrare un nuovo episodio con le fiamme che hanno interessato l'auto dell'assessore Angela Calabrese. Il fatto è avvenuto a Scafati, dove risiede il membro di giunta con delega al commercio, altro esponente della maggioranza del sindaco Zottolo. Nell'incendio
è rimasto coinvolto anche un altro veicolo, ad indagare sull'episodio che crea non poche preoccupazioni dopo un evento analogo che ha interessato l'auto del presidente del Consiglio Comunale Pasquale Alfano. Sono i carabinieri di San Marzano sul Sarno. C'è il sospetto che possa trattarsi di un atto doloso. E sono in corso indagini anche per capire le cause di un altro incendio, sempre nella città di Scafati, questa volta che ha però interessato l'ospedale Scarlato, in particolare il locale al terzo piano che ospita la farmacia. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Avrebbe potuto avere un epilogo diverso, ma dopo diverse ore di lavoro per i vigili del fuoco si contano solo danni ingenti alla struttura, ma nessun ferito. Un incendio è divampato la scorsa notte alle 2:24 nella farmacia dell'ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Le fiamme hanno interessato i locali al terzo piano della struttura, dove è allocata la farmacia, e in via precauzionale sono stati evacuati alcuni pazienti ricoverati al primo e al terzo piano, trasferendoli in un'altra ala dell'edificio. L'incendio, subito visibile dall'esterno dell'ospedale per le lunghe lingue di fuoco, si è sviluppato all'interno dell'ala del terzo piano, adibito principalmente a deposito di medicinali, con la presenza di notevole materiale cartaceo. È stato necessario far giungere sul posto il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Sarno, a cui si sono aggiunti ulteriori invii di uomini e mezzi con autobotti del distaccamento di Nocera ed un'autoscala dalla sede centrale del comando provinciale di Salerno. All'arrivo sul posto l'incendio era già in fase avanzata ed aveva interessato la quasi totalità dell'ala del piano, di una superficie di circa 900 metri quadrati. I caschi rossi hanno subito provveduto al distacco di tutte le utenze che potevano interferire con le operazioni di spegnimento. In via preventiva è stato evacuato il piano superiore a quello interessato dall'incendio, dove si registrava il fumo di risalita, provvedendo subito a spostare 7 pazienti ricoverati con l'immediato trasferimento in un altro reparto. In mattinata l'incendio è stato domato, ma si continua con le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. Le cause del rogo restano al momento da definire. Non si esclude che l'incendio abbia avuto origine da un cortocircuito o dal malfunzionamento di strumentazioni o frigoriferi presenti in reparto. Nessuna persona è rimasta né ferita né intossicata dal fumo. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri della tenenza di Scafati. Stanotte erano le 2 circa e stavamo facendo un ricovero presso la nostra unità operativa, e quindi parte del turno si trovava nella zona rossa ad accogliere questa paziente, un'altra parte invece era in zona verde per smaltire la documentazione cartacea. Improvvisamente abbiamo sentito dei rumori come degli scoppi proveniente dal piano sottostante, e in pochi secondi un'enorme nuvola di fumo nero, diciamo, ha invaso tutto il nostro reparto. D'istinto abbiamo subito indossato le protezioni anti-Covid e abbiamo iniziato prontamente lo smistamento dei pazienti dal reparto presso l'altra ala del nosocomio non interessata dalle fiamme. Ovviamente ciò è stato reso possibile grazie a un ottimo lavoro di squadra, grazie al dottore Manzi che ci ha saputo guidare e ai colleghi dell'unità di malattie infettive che sono corsi in nostro aiuto. No, assolutamente, anzi il nostro scopo è stato appunto quello di garantire l'integrità fisica e anche psicologica dei pazienti, che ovviamente erano molto scossi. E di primo acchito la paura è stata tanta, perché comunque noi lavoriamo con alte quote di ossigeno, per cui lo spavento era tanto, però poi messi in sicurezza i pazienti con l'arrivo dei vigili del fuoco che subito hanno placato le fiamme, ci siamo un attimino tranquillizzati. Ovviamente tutto è bene quel che finisce bene. Il nostro lavoro viene sempre poco valorizzato e magari visto solo in queste condizioni di disagio. Noi ci siamo trovati ad affrontare, oltre che l'emergenza Covid, quindi all'utilizzo improvviso, perché poi è scoppiato tutto in un nanosecondo, quindi abbiamo dovuto subito utilizzare le misure di sicurezza anti-Covid per smistare i pazienti nell'altra ala dell'ospedale, quindi ci siamo trovati improvvisamente a gestire due emergenze molto forti.
E un'altra notizia di cronaca arriva da Salerno, dove questa mattina gli agenti della Polizia Municipale, durante un'operazione di controllo, hanno sorpreso a Pastena una persona dedita alla vendita e detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, quindi privi del contrassegno del monopolio. Dagli accertamenti effettuati, il tabacco risultava essere custodito in una borsa termica posta nel bagagliaio della propria autovettura. La macchina era anche priva di assicurazione. Gli agenti hanno dunque proceduto al sequestro dei tabacchi e anche alla contestazione di un verbale di 5.000 euro, oltre che al sequestro del veicolo. Restiamo nella città di Salerno, dove il consigliere comunale Catello Lambiase dà voce alla lamentela dei cittadini del Carmine per la continua accensione anche durante la mattina dei lampioni della luce, con uno spreco energetico in un momento in cui siamo tutti sensibili al caro bolletta. Luci accese di giorno e spente di notte, cresce la rabbia e la protesta dei cittadini in diverse zone del quartiere Carmine. In via Nicola Versano, via Costantino l'Africano, via Piave e via Fabrizio Pinto, all'incrocio con via Paolo De Granita, dove di sera e di notte le luci dell'impianto di pubblica illuminazione restano spente, ma invece in diversi punti di giorno fino a tarda mattinata restano accese. Un fenomeno piuttosto singolare che si sta ripetendo ormai da diversi mesi, suscitando le proteste dei cittadini che da tempo hanno segnalato con telefonate PEC la mancanza di pubblica illuminazione stradale al comune di Salerno in diversi punti, dove la sera buio pesto diventa anche pericoloso sotto il profilo della sicurezza. Le strade al buio diventano pericolose, causano disagi nel rincasare a casa in una strada totalmente al buio. Il comune, invece di preoccuparsi di spendere soldi che potrebbero portare utilità solo a pochi, mi riferisco alle luci di artista, dovrebbe provvedere a risistemare l'impianto di illuminazione cittadino e dovrebbe spendere soldi per cambiare le lampadine in lampadine a LED, che porterebbero un risparmio notevole alle tasche di tutti i cittadini. Considerato che il comune di Salerno è indebitato, paghiamo le imposte più alte d'Italia e che quindi anche noi cittadini abbiamo diritto ad avere delle risposte che ci portino a dei risparmi sostanziosi, perché così come stanno andando le cose non andiamo bene. Io che faccio parte del comitato di quartiere, noi lo abbiamo segnalato con una pecca al comune e la risposta è stata: l'impianto è vecchio e fatiscente, stiamo provvedendo lentamente alle riparazioni. Ma la lentezza non è di questi tempi, si chiedono decisioni rapide nell'interesse di tutti. È paradossale però che la sera le luci sono spente e di giorno sono accese, quindi l'impianto di fatto funziona. Posso usare una battuta: i ladri ballano e i poveri cittadini si devono chiudere in casa, anche perché ci sono problemi di sicurezza la sera. E oggi come oggi qualche problemino lo stiamo avendo nella città. Il fenomeno, a loro dire, è sempre più frequente. Immancabili le immagini e le foto raccolte dai residenti che hanno documentato le luci accese di giorno, segnalando il disservizio anche al consigliere comunale d'opposizione del Movimento 5 Stelle, Catello Lambiase, che in più occasioni ha riferito agli uffici competenti e in commissione la problematica. Tutto sarebbe legato ad una serie di guasti nell'impianto dei lampioni, che secondo i residenti sono datati da oltre 50 anni e che oggi mettono in difficoltà anche gli addetti ai lavori nelle riparazioni. Messe da parte tutte le difficoltà per l'inusuale fenomeno che lascia le luci accese di giorno in un momento dove si chiede a tutti un risparmio energetico, tra i cittadini serpeggia rabbia per lo spreco di denaro pubblico sommato alla mancanza di un servizio di rilevata importanza qual è l'illuminazione pubblica. Io devo dire che i cittadini di questo rione sono molto attenti. Io sono subissato di fotografie di questi lampioni accesi. Sono andato a riguardare nelle mie chat dal mese di agosto. Naturalmente da consigliere comunale io porto le mie istanze nelle commissioni, cercando anche di interfacciarmi con gli uffici comunali. È stato più volte detto che ci sono dei guasti, che li stanno riparando, che l'impianto è vetusto. Il problema è che da agosto siamo a ottobre e soprattutto con le bollette così alte, con il risparmio che si chiede ai cittadini, si parla di spegnere i condizionatori oppure i termosifoni, poi vedere le luci accese di giorno e spente di sera fa male.
I cittadini per prima cosa dovrebbero essere informati, sapere che si sta lavorando, però è anche che bisogna dare un cronoprogramma, un termine, perché poi il cittadino non può aspettare 2 mesi per vedere una riparazione. I cittadini sono preoccupati soprattutto perché avere le luci spente nel quartiere nel rione di sera abbassa anche la percezione di sicurezza, si sentono poco sicuri. Sì, perché poi è paradossale che nelle stesse strade che si vedono le luci accese di giorno e che gli uffici ci dicono essere accese proprio per controllare quali sono fulminate, dov'è il disservizio, poi quelle stesse di sera sono spente. Quindi delle due l'una, e soprattutto i tempi devono essere certi. I cittadini possono pagare, cioè già pagano le tasse più alte d'Italia, vorrebbero almeno un servizio efficiente e anche la manutenzione, che poi è quello che davvero ci chiedono i cittadini. E a proposito di bollette care, ieri ad Ercolano, Gori ed Ente Idrico Campano hanno presentato 2 misure che andranno invece in aiuto delle famiglie bisognose nei territori serviti da Gori per la gestione del servizio idrico, per aiutare proprio il pagamento delle bollette dell'acqua. Tutti i dettagli nel prossimo servizio. Si chiamano bonus idrico integrativo e stop morosità, le due azioni finalizzate a fornire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette dell'acqua nel territorio dei 74 comuni della Campania in cui Gori gestisce il servizio idrico integrato. Le nuove agevolazioni sul pagamento per nuclei familiari con ISEE inferiori a 12.000 euro sono state presentate ieri pomeriggio a Ercolano, a Villa Campolete, alla presenza dei vertici dell'Ente Idrico Campano, Gori, e anche del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. Sono delle misure adottate dall'Ente Idrico Campano e dal Consiglio di Distretto. Gori poi è impegnato come soggetto attuatore. È un bonus idrico integrativo perché va ad aggiungersi a misure già previste a livello nazionale. C'è un plafond di 5 milioni di euro per i residenti nei 76 comuni serviti da Gori. E prevede la possibilità per i nuclei familiari con un ISEE fino a 12.000 euro di avere un contributo appunto integrativo di 200 euro per nucleo familiare. Questa è una misura. L'altra misura invece si chiama stop alla morosità, prevede la possibilità, sempre a fronte di situazioni peculiari per nucleo familiare, di avere 500 euro per recuperare un po' la morosità accumulata a seguito della pandemia. E riguarderà tutti i comuni che sono serviti da Gori? Sì, 76 comuni serviti da Gori. Noi poi ci preoccuperemo di curare la comunicazione e quindi di far conoscere alla cittadinanza l'esistenza di queste misure, perché guardi, purtroppo il precedente bonus idrico integrativo ha avuto un residuo di 2.900.000 perché non era stato utilizzato. Quindi noi faremo, ovviamente lo abbiamo rimesso a disposizione e faremo ampia campagna di pubblicità, di diffusione, di comunicazione, sia con i sindaci dei comuni interessati, sia direttamente con l'utenza. Abbiamo infatti messo in campo e stanziato 8 milioni di euro che si articoleranno in 2 misure. La prima, che si chiama appunto bonus idrico integrativo, che consiste in un contributo in bolletta fino a 200 euro a famiglia. La seconda, che si chiama stop morosità, che permetterà di dare un contributo di 500 euro più una comoda rateizzazione ai cittadini che sono morosi incolpevolmente e che hanno deciso di mettersi in regola. Ecco, noi siamo particolarmente soddisfatti, particolarmente orgogliosi, perché stiamo camminando velocemente nella direzione di un servizio idrico integrato che sia più economico, più efficiente, più efficace, ma soprattutto, e oggi è importante in questo momento difficile per la nostra società, in questo momento di crisi, un servizio idrico integrato che sia più umano e più solidale. Anche questo è da primato nazionale. Per entrambe le misure sarà necessario avere il requisito di reddito inferiore a ISEE 12.000 euro? È un requisito fondamentale che da un lato ci tutela nella condizione di aiutare le fasce più disagiate, da un altro lato, essendo una fascia ISEE più alta delle misure convenzionali, ci permette di favorire sia chi ha bisogno ma una più ampia fascia di popolazione che molto spesso è dimenticata da altre istituzioni. E noi invece ci colleghiamo con la realtà dei cittadini che vedono una difficoltà che è più ampia di quella che molto spesso le misure riescono a intercettare. Dicevamo, una misura importante che conferma il percorso tracciato in questi anni da EICE.
Ma sì, lo dicevo ai colleghi prima, lei che in questi primi 6 anni di vita ha messo in campo non solo una capacità amministrativa creando un ente dal nulla, ma ha messo in campo anche una capacità progettuale legata alla ricognizione di quelle che erano le criticità in tutta la regione Campania, in particolare nel distretto sarnese vesuviano. Il tema della bonifica integrale del fiume Sarno è stato dal primo giorno uno dei nostri obiettivi, grazie alla disponibilità del Presidente De Luca, del Vicepresidente Bonavitacola, la Regione Campania ci ha supportato in questa imponente azione di individuazione delle criticità, di messa a sistema di quelle che erano le possibili soluzioni nella progettazione, grazie a Gori, grazie alla capacità gestionale di Gori stiamo intervenendo a sprombattuto su tutto il bacino del Sarno con investimenti di diverse centinaia di milioni che in questo momento sono trasparenti, tra l'altro, al punto tale che tutti i cittadini possono verificare lo stato di avanzamento dei lavori sul sito www.energieperissarno.it. L'ente idrico campano, in raccordo con la Gori S.p.A., di questa bella iniziativa di valenza sociale. Purtroppo sappiamo che l'acqua non arriva nelle case da sola per forza di inerzia, l'acqua bisogna trasportarla e questo comporta dei costi, di qui l'esigenza di un regime tariffario. Naturalmente calibrare un regime tariffario in relazione alle capacità reddituali degli utenti risponde a principi di equità sociale, di giustizia sociale. In più, questo è ancora più importante, mentre si aspettano tempi difficili, cioè l'innalzamento, anzi direi l'impazzimento dei costi dell'energia elettrica avrà ripercussioni importanti, perché molte stazioni di sollevamento, quindi di movimentazione dei flussi idrici, sono alimentati ovviamente dall'energia elettrica. Quindi in questo contesto di grande criticità, voi sapete che la Regione Campania ha preso anche un'iniziativa illustrata dal Presidente De Luca qualche settimana fa per dare un contributo ai gestori particolarmente energivori per evitare che questo potesse ripercuotersi sulle tariffe. L'iniziativa di stasera va nella stessa direzione e credo che sia giusto sottolinearlo. È stata inaugurata sabato e chiuderà venerdì l'esposizione dedicata a Ciro Fundarò, 30 suoi scatti per il fotografo 6 anni dopo la sua scomparsa, nell'allestimento che è stato creato all'interno dello studio fotografico di Armando Cerzosimo in via da Procida a Salerno, dove questa mattina siamo andati con le nostre telecamere per farci raccontare appunto la nascita di questa intervista. C'è qui tra le foto che sono in esposizione nel suo studio proprio il vicoletto dove nacque quell'intervista nella quale lei dichiarò affidiamo alle foto l'immortalità. Oggi questa mostra con le foto di Ciro Fundarò in qualche maniera immortala e rende eterno Ciro. Certamente l'idea fondante di tutta questa iniziativa è proprio questa qui, è quella là di rendere immortale ciò che Ciro è stato per noi. Quali sono i messaggi che attraverso le foto oggi Ciro ancora riesce a trasmettere? Di grande professionalità, di grande bellezza e di grande umanità. Ciro era una bellissima persona con una luce dentro veramente molto interessante. Infatti tra le foto troviamo dei bianchi e neri in cui però la luce vince. Certo, infatti io ho voluto dare come titolo a questa iniziativa dedicata a Ciro l'illusione dell'ombra, l'ombra che cerca di avvolgerci però alla fine viene sconfitta, perché noi la fotografia vince con la luce e Ciro aveva molta luce da regalarci. Filippo, possiamo dire che in qualche modo questa mostra rende eterno Ciro? Assolutamente sì, è stata una mostra molto faticosa, emozionante, è costruita attraverso tutto un percorso che era molto diverso da quello che volevo fare io, sinceramente. Poi il rapporto con Armando ha cambiato un po' i piani in tavola e mi ha detto no, non deve essere solo Ciro come fotografo o le fotografie di Ciro, deve essere un qualche cosa che lo rappresenti vivo.
ci siamo riusciti. Abbiamo fatto questa installazione, che noi la definiamo installazione, pensando proprio a questo, tutto il suo genere fotografico, quello che rappresentava la sua personalità, a quello che è stato, com'era, e tutto quello che viene, diciamo, esposto qui è un po' la rappresentazione di questo, tant'è che ci sono delle fotografie, per chi ha il piacere di averle viste e per chi le vorrà vedere, che sono accoppiate proprio per dare un significato ed un messaggio chiaro a questo progetto che noi abbiamo sviluppato. Possiamo dire che c'è luce e ombra, e c'è anche la ricerca di qualcosa a volte irraggiungibile, come per esempio nella foto della strada. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. C'è un po' di tutto. E ovviamente nella fotografia, come sappiamo, chi la fa pensa a qualcosa, ha immaginato qualcosa, ha visto la vita, la realtà coi suoi occhi. Ma chi la vede come spettatore ne trae le sue conclusioni. Cosa direbbe lui oggi davanti a questa installazione? Mi fa una domanda che sinceramente non, mi commuove anche a poterla pensare. Mi sarebbe piaciuto non che la facesse luce. Bene, ora la nostra rubrica dedicata a segnalarvi altri appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia, dove quest'oggi è in programma il film di Eugenio Cappuccio con Marco Giallini, Giuseppe Maggio e Anna Manuelli, La mia ombra è tua. Tre gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Bene, adesso ci separiamo, ci sono le previsioni meteo, vi dico che c'è anche un nuovo bollettino della Protezione Civile che parla di allerta meteo gialla per le prossime ore, poi ci ritroviamo con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. In collaborazione con... Sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, molte nubi con deboli piogge. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. È il momento di occuparci di sport, ovviamente c'è la Salernitana in primo piano per la gara di domenica in casa dell'Inter. Davide Nicola è alle prese con diversi nodi da sciogliere, in difesa ancora in dubbio Fazio mentre si valuta Lovato, a centrocampo sicure le defezioni di Radovanovic e Maggiore. Si attendono segnali da Boinen, per forza di cose insomma ci saranno novità nella formazione. Nemmeno questa mattina Federico Fazio si è allenato. Il difensore argentino anche ieri aveva fatto solo capolino al Merirosi per lasciare pochi minuti dopo l'inizio dell'allenamento il centro sportivo. La scena si è ripetuta questa mattina. Tra domani e venerdì l'ex Roma potrebbe provare a rimettersi gli scarpini. Convocato ed in panchina già col Verona, Fazio vorrebbe giocare domenica a San Siro. Lo staff medico lo tiene d'occhio ed aggiorna di giorno in giorno Nicola, che in difesa potrebbe ritrovare Lovato. L'ex Atalanta non sembra aver riportato grossi danni dalla distorsione alla caviglia che gli ha impedito di scendere in campo domenica scorsa col Verona. Con Bron, Gyomber, Pirola e Daniluk tutti disponibili, in retroguardia Nicola ha più soluzioni, anche se l'esperienza di Fazio e la fisicità di Lovato farebbero assai comodo. Si vedrà. In mediana invece c'è da fare i conti con le assenze certe di Radovanovic squalificato e Maggiore in
infortunato. L'ex Spezia ne avrà per qualche settimana. Su Boinen c'è prudenza. Al momento ci sono Koulibaly, Castanos, Capezzi e Vilena. Nicola potrebbe impiegare Bradaric a sinistra e riportare Mazzocchi a destra per sfruttare Candreva tra la mediana e la tre quarti, puntando sull'Assana e Vilena in mezzo. In avanti Dia ritroverà una maglia da titolare. Piontek potrebbe affiancarlo. Occhio però alla voglia dell'ex Bonazzoli. Pirola, Bonazzoli e Candreva hanno indossato in momenti diversi la maglia dell'Inter. Il primo è ancora di proprietà del club nero-azzurro, mentre gli altri due hanno preso da tempo altre strade. Domenica vorrebbero esserci e lasciare il segno. Lorenzo Pirola, Federico Bonazzoli ed Antonio Candreva hanno nel loro passato l'Inter. Il difensore di Karate Brianza ha fatto in tempo a debuttare in massima serie con la maglia del club nerazzurro prima di passare al Monza. Festeggiata la promozione in A con i Brianzoli, Pirola è approdato alla Salernitana, fortemente voluto dal DS De Santis, che lo ha prelevato in prestito oneroso con riscatto e controriscatto. Per lui domenica scorsa è arrivato il tanto atteso debutto da titolare in Serie A, complice l'infortunio occorso nel riscaldamento all'Ovato. Contro il Verona Pirola ha disputato una buona prova ed ora spera nella conferma contro l'Inter. Tornare da titolare a San Siro per lui avrebbe un significato particolare. Lo stesso potrebbe dirsi per Federico Bonazzoli, che all'Inter ha riscritto il libro dei record in quanto a precocità, ma forse proprio questo essere stato troppo veloce gli ha impedito di giocarsi tutte le sue carte a San Siro. Dopo una vita in prestito a Salerno è tornato la scorsa estate a titolo definitivo ed un gol contro l'Inter per lui varrebbe sicuramente tantissimo. Dall'Inter è andato via proprio nell'anno in cui i nerazzurri di Conte si accingevano a riconquistare il tricolore Antonio Candreva, che ha lasciato ad agosto il mare non più tanto sereno di Genova, sponda Samp, per ripartire dal Golfo di Salerno con altri stimoli e la voglia di sempre. Finora in Granata Candreva è stato protagonista con la sua classe e la sua esperienza. Un gol alla Juve, tante giocate di qualità, ma anche tanta corsa sulla corsia destra. Anche per lui sarà una partita speciale. Trex ed un solo obiettivo, lasciare il segno contro il proprio passato. Ed ora il basket, migliore esordio stagionale non poteva esserci per la Nasce un Sorriso Salerno 92. Al Pala Silvestri è vittoria la prima giornata di B femminile contro la New Cap Marigliano per 76-24 con la squadra di coach Russo che ha saputo approcciare alla grande e concludere meglio. Allora, Alessia Demitri, buona la prima, sicuramente già in forma campionato, lo avete dimostrato, grande ritmo soprattutto in avvio, poi la gara è andata in scioltezza. Sì, è un ottimo inizio, siamo una squadra molto unita sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista relazionale, abbiamo fatto un buon lavoro difensivo, infatti abbiamo solo subito 24 punti. E stiamo lavorando molto durante la settimana con Coach Aldo, quello che ci chiede è tranquillità e pazienza in attacco e noi stiamo cercando di rispondere il meglio possibile. A proposito di risposte, presto per dire dove può arrivare questa Nasce un Sorriso? Sicuramente è presto, però la voglia e l'impegno c'è tutto quanto per arrivare il più alto possibile. C'è stato anche l'esordio con Canestro, tra l'altro di Mia Deo, che è la giovanissima, insomma la più giovane del roster, classe 2008. Assolutamente, è una ragazza che si impegna tantissimo ed è in gambe, ha voglia di crescere e sicuramente in questo campionato farà buoni risultati. Campionato comunque difficile, sicuramente anche più livellato rispetto allo scorso anno. Sì, ci sono ottime squadre, è un buon campionato e sgomiteremo per arrivare, ripeto, più in alto possibile. E tutto termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.